Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel vlog di aggiornamento. Siamo nel primo di febbraio, anzi l'ultimo di gennaio, diciamo così. Però parliamo della programmazione di febbraio, che sarà densa. La ragione per cui adesso mi prendo una pausa. Nella prossima settimana non troverete tantissimi video sul canale. Vedo che anche le serie guidate dai like iniziano un pochino a stentare, quindi credo che interromperemo la serie dedicata a Total War Warhammer 2. Credo di Project Zombie andrà avanti con calma perché gli episodi ci sono, ma comunque voglio sempre aspettare che vengano visti e apprezzati da un numero minimo di persone prima di andare avanti. Che cosa succederà dopo questo periodo? Le novità saranno tantissime. Infatti febbraio sarà un mese molto molto ricco per quanto riguarda tutti i titoli di strategia che abbiamo sempre seguito sul canale e che avranno molte novità. In più ci saranno nuovi rilasci, nuovi titoli che usciranno e che andremo a scoprire per la prima volta. Andiamo con ordine. Il primo in assoluto, Crusader Kings 3, Royal Court. Quando uscirà, e stiamo parlando dell'8 di febbraio, il titolo diventerà molto più profondo perché l'espansione Royal Court, che è una vera e propria espansione, vi permetterà di giocare la corte dei vostri sovrani, dei vostri re, dei vostri imperatori. La corte include, non è soltanto un fattore grafico, include una quantità incredibile di nuove meccaniche come la cultura, le lingue, l'inventario dei personaggi, la possibilità di assumere un antiquario che poi possa andare a cercare qualcuno che vi fa la corona, trovare un siniscalco che assuma il ruolo di siniscalco reale all'interno del vostro entourage e così via. Quindi il gioco assumerà non tanto la mappa non cambierà, le date non cambieranno, ma diventerà più profondo. Ragione per cui ho deciso di fare una nuova campagna di ruolo, giocata di ruolo con un personaggio, e proprio in questi giorni i Patreon hanno selezionato 7 persone che sono papabili per guidare la serie di Crusader Kings 3 e ne hanno già fatto una scrematura. Infatti ne sono rimasti 3 e adesso ci sono in corso le votazioni, quindi chi è stato Patreon fino a gennaio ha avuto la possibilità di decidere quale sarà la prossima serie di Crusader Kings 3 e poi voi lo saprete quando uscirà l'episodio, appunto dopo l'8 di febbraio. Sarà una serie in cui cercherò ovviamente di narrare una storia quindi che parlerà anche di nobiltà e di crescita, diciamo così, di una famiglia da una origine un po' umile fino ad arrivare ad un impero molto importante, e mi fermo qui perché altrimenti gli spoiler possono essere tanti, e quindi sarà anche divertente vedere poi come riusciremo a creare una nuova epopea, come abbiamo fatto con gli Altavilla al tempo, quando ho fatto la primissima serie di Crusader Kings 3 e poi la quella di Jute con i vichinghi che si trasferivano in Spagna. Ovviamente sapete che inizierò subito facendo sposare mio figlio con una donna con dei tratti genetici pazzeschi, così avrò la formazione di migliori sovrani del mondo. E a proposito di genetica, parto subito con il nostro sponsor di oggi, perché come sapete è in corso tra Endio Channel e Telmigen una ottima collaborazione. E se volete usufruire dei servizi di Telmigen potete utilizzare i codici sconto che trovate qui in sovrimpressione e anche nella descrizione. Che cos'è Telmigen? Beh, per chi non lo sapesse, ci sono anche i video in cui ho provato il test genetico di Telmigen. Avete la possibilità di fare una scansione del vostro codice genetico e di ottenere informazioni importantissime per la vostra salute, per i vostri tratti personali, la possibilità di avere anche una tolleranza oppure una difficoltà nel metabolizzare alcuni farmaci. Quindi c'è tutta una parte scientifica dietro a questi test che vengono sviluppati in laboratori serissimi, signori. C'è tutta la descrizione sul sito, quindi potete andare a vedere e capire di che cosa si tratta per fare una scelta consapevole. E poi c'è tutta la parte comunque divertente dedicata all'ancestralità, perché Telmigen vi permette di mappare dei marcatori, delle cosine nascoste nel vostro DNA che sono molto presenti in alcune aree del mondo e completamente assenti in altre, e praticamente incrociando questi dati si arriva ad avere un'ottima informazione su quali sono le nostre origini. Non tutti sanno che un buon 20% del mio DNA potrebbe avere origini francesi, cosa che io tendo a nascondere quando conquisto Parigi nelle mie campagne, ma chi ha visto il video di Telmigen sa e sa perché. Quindi andate a vedere, perché avete la possibilità di avere uno sconto. Fidatevi, utilizzate questo sconto finché la cooperazione è in corso, perché è una cosa che a me è piaciuto tantissimo avere. Ho ancora il profilo e il profilo viene aggiornato con nuovi test e nuove informazioni che si possono sempre andare poi a guardare.
Finita la parte del nostro sponsor, andiamo a parlare invece di quello che sarà il secondo grande tema di febbraio, ossia Total War Warhammer 3. Infatti vi dicevo, stiamo adesso per terminare la serie esplorativa del 2, perché comunque abbiamo scaldato i motori, ma c'è un Total War Warhammer 3 che sta per arrivare e che, insomma, c'è molto interesse nella community internazionale e nazionale, e quindi mi piacerebbe scoprirlo con voi. Se avete dei suggerimenti sulla lore e sui lord che vi piacerebbe vedermi usare, scriveteli qui nei commenti, ma in ogni caso spero che vi stupirò e vi porterò un contenuto di ottimo livello. Ci sono ancora un paio di cosine in definizione, quindi non vi so ancora dire quando inizierà questa campagna, però non appena queste quisquiglie verranno risolte, vi prometto che vi intratterrò e alla grande. Passo a un tema successivo. A proposito di intrattenimento, io vi devo ringraziare tantissimo perché avete amato alla follia la serie di Hearts of Iron 4 con Trotsky. Sapete che ci sto un po' tornando su Hearts of Iron, tanto che anche in live sono tornato su Twitch a giocarlo. Poco tempo fa, due sere fa, abbiamo creato la Russia zarista per poi essere schiacciati dalla Germania nel 1940, ma il fatto di essere riuscito a fare questi magheggi già mi fa sentire un po' più bravo. Sul canale in inglese invece abbiamo una serie con Stalin che è andata in modo fantastico, vi suggerisco di andare a recuperare il canale inglese, si chiama Ucronia Gaming, anzi se volete darmi una mano e spingere un creatore di contenuti italiani sulla scena internazionale, cioè Lemois, andate su Ucronia Gaming, mettete i like, iscrivetevi, spammate i video su tutti i forum internazionali, perché è anche un bel motivo per farci una bella occasione per farci sentire in the world. Però comunque anche in Italia non mica scappo, la serie di Trotsky non l'ho buttata via. Chissà che non scappino ancora un paio di episodi o una seconda stagione, ma quando? Ecco, non subito. In realtà l'idea è quella di iniziare a dare un'occhiata anche alla mod Kaiserreich, in modo che a marzo, quando avrò un po' più di tempo, potremo tornare anche su Hearts of Iron 4. Però per il momento lo teniamo a un lato. Perché? Perché c'è anche il tema di Humankind, giusto per non farci mancare nulla, che abbiamo tradotto in italiano e adesso stiamo aggiornando anche l'ultima patch, in modo che la patch sia sempre in linea con la traduzione e voi non dobbiate fare un ritorno alla versione precedente per giocarlo in italiano. Questo, a me piacerebbe moltissimo fare una serie di Humankind in italiano, ma anche qui a febbraio non c'è storia, non è possibile farlo per me, perché manca il tempo, manca lo spazio nella programmazione. A marzo è plausibile, però come sempre mi serve veramente capire che cosa volete vedere, quindi i commenti sono un'arma che avete a disposizione. Ormai sto cercando di impostare questo dialogo con il pubblico, perché letteralmente quando vedo che ci sono i like e ci sono i commenti io vado avanti e non mi lascio influenzare poi da altri titoli che mi piacciono di più o di meno, come Project Zomboid, che porterei avanti tutta la vita, infatti in live ogni domenica ci sono, ma su YouTube cerco di dare spazio a quello che piace anche a voi, perché questo è il modo per far crescere il canale in modo sano, mantenere le novità e non trasformarlo in un dormitorio in cui io posto soltanto quello che mi piace, però poi diventa poco frizzante. Quindi febbraio Total War Warhammer 3, Crusader Kings 3, Royal Court, e poi ci saranno altre interviste. Sapete che, ecco, questa è una cosa che mi piace fare, ho portato le interviste con Marco Minoli di Slytherin, arriveranno altre interviste in tema videogiochi e geopolitica, non vi dico altro. Se avete dei suggerimenti su persone oppure gruppi che vorreste vedere sul mio canale intervistati, la sezione commenti è aperta. Ho anche una mezza idea di portare persone che possono appartenere un po' all'industria internazionale, in modo da fare loro delle domande. Ad esempio, mi piacerebbe portarvi qualcuno di Paradox, senza entrare nel dettaglio. Se avete domande per loro potete scriverle qui sotto, io poi cercherò di tradurle in un'intervista in inglese con i sottotitoli e poi portarle a voi, ma io farò in modo poi di portare un po' anche le domande e le provocazioni, se volete, sul tavolo delle persone con cui parlo. Spero di riuscire in entrambi i casi, quindi sia sulla parte più seria geopolitica che sulla parte più delle aziende con cui parliamo. Ovviamente con Slytherin c'è già un dialogo molto aperto e interessante e frizzante, però magari vediamo di espanderlo. Ditemi che cosa ne pensate. Per il resto, che dire, non ci sono tantissime altre cose, anzi ci sono tantissime, ma il tempo stringe, quindi questo è più o meno quello che vedrete nel corso del mese di febbraio. Tutto quello di cui non ho parlato non ci sarà. Quando avrò invece il modo,
parlerò anche di altri titoli. Perché vi dico questo? Perché molto spesso in live ricevo domande come: ma lo sai che Bannerlord è in italiano? Perché non lo porti? Perché Bannerlord richiederebbe un mese intero di lavoro e Bannerlord non è finito. Cioè, certo, è in italiano, ma è il vecchio gioco di prima. L'abbiamo spolpato in tutti i modi l'anno scorso, è ancora un gioco dell'anno scorso. Aspettiamo che sviluppi una trama, una storia finita, aspettiamo che sviluppi delle meccaniche veramente diverse e poi ci sarà sicuramente una serie di Bannerlord, sarà sicuramente una serie originale, inimitabile, fantastica, ma dobbiamo avere pazienza. Questo è solo un esempio che mi viene alla mente perché recentemente mi è stato chiesto da un ragazzo che lo avrebbe voluto vedere. Ma ci sono anche tanti altri giochi. Europa Universalis 4 è un esempio classico, perché sapete che è stato veramente il cavallo di battaglia di questo canale da sempre. Civilization è un altro esempio, però quelli rimangono un po' fermi, ragazzi. Invece sulle novità ci saranno altre novità. Io ho toccato il tema di Slytherin. Sapete che Distant World 2 uscirà, che è un pochino lo Stellaris di Slytherin, se vogliamo utilizzare questo paragone. Sicuramente ci sarà un proviamolo e poi, come sempre, quando i proviamolo diventano importanti, ci sarà una serie. A proposito di proviamolo che sono stati apprezzati, ecco, Expeditions Rome è stato apprezzato molto. Potrei pensare di portarlo in live. Perché? Perché è un gioco di ruolo. E un gioco di ruolo sul mio canale non funziona. L'abbiamo visto con Pillars of Eternity, l'abbiamo visto con Pathfinder. Cioè, sono serie che richiedono circa un centinaio di episodi di mezz'ora l'uno. Forse di più, forse anche 120, forse 140. E io non voglio trasformare questo canale in un canale monotematico. Ma in live c'è la possibilità di fare le maratone, in cui ci si gioca magari per 3 ore di fila. E a questo punto, con 3 o 4 live, si spolpa il gioco. L'abbiamo fatto con Wasteland 3 l'anno scorso, perché non farlo con altri titoli? Però anche lì, aperto al dialogo. Penso di avervi detto tutto. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa e magari farò un altro vlog in futuro, però per ora vi ringrazio, vi auguro una fantastica giornata o serata e vi do appuntamento alla prossima. Dendio per ora è tutto, non dimenticatevi di andare a dare un'occhiata al sito di Telligen e per il resto ci vediamo alla prossima.